Ciao Divette e ciao Divetti, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video che avevo promesso da tempo in cui vi leggo la mia diagnosi psicologica, insomma, cioè vi leggo proprio la relazione che mi ha fatto questo psicologo che ho contattato e che mi ha fatto dei test per scoprire appunto i miei disturbi mentali. Vi avevo promesso questo video da tanti mesi, poi mi ero dimenticata di farlo e quindi niente, adesso lo sto facendo oggi. Sono molto contenta perché io vado fiera, assolutamente fiera dei miei disturbi mentali. Comunque, per leggervi questa fantastica relazione, devo prendere il computer perché ce l'ho sul computer, quindi apriti. Benissimo. Allora, siete pronti, ragazzi? Andiamo subito al dunque. Metto anche gli occhiali. Così sembro io la psicologa, quando in realtà sono la psicopatica. Allora, qui vabbè, vi evito ovviamente tutti i miei dati personali. Allora, lui ha scritto: per le valutazioni ho usato i colloqui clinici e la somministrazione di tre test. Vi dico i nomi dei test. Allora, l'MMPI barra 2, poi MCMI barra 3 e il PPI barra R, cioè barra, non barra ma trattino, scusate, sarebbe appunto il test della psicopatia. Per il test si farà riferimento al DSM-5, che sarebbe il manuale dei disturbi mentali. Allora, ragazzi, che bello. Nei colloqui psicologici, la signorina Griffanti esperisce un modello persistente di grandiosità, onnipotenza e superiorità rispetto al mondo. Infatti, sono proprio io. Si percepisce dominante e manipolativa nelle relazioni. Utilizza spesso gli altri per raggiungere i propri obiettivi, non curante di quello che potrebbe accadere. Percepisce inoltre una sensazione di privilegio rispetto agli altri, puntando al successo e al guadagno illimitato. È apprezzabile clinicamente un deficit empatico, mancanza di rimorso e sensi di colpa. L'MMP1-2 è valido e quindi interpretabile. Si andranno ad analizzare le scale con elevazioni sopra il cutoff di 65. La BXD, cioè disfunzione comportamentale esternalizzante, ha un valore di 81T. Questo valore indica la presenza di comportamenti caratterizzati da esternalizzazione ed acting out che portano a difficoltà relazionali. La RC4, cioè comportamento antisociale, ha un valore di 66 T. Questa scala indica che il paziente riporta una storia significativa di comportamenti antisociali, come non essere in grado di conformarsi alle norme e regole. Potrebbero essere presenti relazioni interpersonali conflittuali e problematiche familiari. La RC9, attivazione ipomaniacale, ha un valore di 71 punti T. Questo significa che riferisce un livello sopra la media di attivazione. Potrebbe essere euforica, aggressiva, alla ricerca di sensazioni forti e con intensi tratti narcisistici. La scala di ANP, propensione alla rabbia, ci segnala un valore di 68 T. Il paziente riferisce di essere predisposto alla rabbia con scarsa tolleranza alla frustrazione. La scala JCP, problemi giovanili di comportamento, con un valore di 73 T, indica una storia di comportamento problematico a scuola, costellato da relazioni interpersonali problematiche. La scala AGG, aggressione, con valore 74 T, indica che la paziente può essere fisicamente aggressiva
e o avere comportamenti violenti. La scala AGG/R, aggressività rivista, ha un valore di 78T. Questo indica una personalità eccessivamente dominante, aggressiva, che punta ai propri obiettivi. La DSC/R, alterazione dell'autocontrollo rivista, ha un valore di 76T, riferisce varie manifestazioni di comportamento scarsamente controllato. Dal MCMI, cioè il test, emerge una personalità francamente gravemente narcisistica, con tratti sadici e antisociali. Sulla scala narcisistica il cutoff è di 85, la paziente ha totalizzato un valore estremamente alto di 115. Il PPIR, che è il test della psicopatia, evidenzia l'elevazione del cutoff di 65 nelle seguenti scale. Egocentrismo machiavellico, che misura la propensione a manipolare gli altri per obiettivi personali, e una visione cinica, severa e strumentale della natura umana. Anticonformismo ribelle, che misura la tendenza verso la non convenzionalità, atteggiamenti contro l'autorità e la resistenza alle norme sociali. Influenza sociale, che misura la propensione ad essere affascinanti, attraenti e abili nell'influenzare gli altri. Freddezza emotiva, che misura l'assenza di legami e di sentimenti profondi come il senso di colpa, empatia, nonché l'incapacità di mantenere nel tempo relazioni con altre persone. Il fattore della freddezza emotiva è il più alto, con un valore di 107. Conclusioni e diagnosi. Dopo una prima valutazione, dei colloqui e dei test, la diagnosi più probabile è: disturbo narcisistico di personalità, e qui c'è scritto 301.81 e tra parentesi F60.81, non so cosa voglia dire, e tratti psicopatici. Quindi niente, questa era la mia diagnosi che finalmente vi ho potuto leggere. Io la adoro, ragazzi, è bellissima e mi descrive. In effetti, in modo forse non perfetto al 100%, ma direi al 95%. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ora sapete che sono una vera psicopatica, lo dicono i test. Lo dicono i test. Spero vi sia piaciuta la mia diagnosi, io l'ho adorata, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.